Questa mattina siamo a Cutro, questo è lo Ionio. Esattamente ci troviamo in località San Leonardo di Cutro, che fa parte del più vasto comprensorio di Steccato di Cutro. Prego chi fa le riprese di osservare un pochino il tratto di costa. Questa è la costa ionica. E là in fondo inizia la provincia di Catanzaro. Esattamente il percorso del fiume Tacina segna il confine fra la provincia di Catanzaro e la provincia di Crotone. Proprio la notte fra il 25 e il 26 febbraio qua si è consumata una tragedia che coinvolge tutti quanti. Là in fondo c'è la foce del fiume Tacina e io so che da queste parti tutto è sottoposto a controllo e mi viene da pensare che per esempio questa chiesetta, e qua dietro c'è appunto la chiesetta di San Leonardo Abate, come si può notare, questa chiesetta con l'illuminazione, perché guardate, anche se bisogna stare attenti al sole, qua ci sono dei lampioni che nottetempo rimangono accesi. Questa chiesetta che ha appunto un piazzale da cui ci si può affacciare per osservare tutta la costa fino a ben più a sud di Catanzaro, fino a Soverato, questa chiesetta con l'illuminazione che offre funge da faro per chi voglia sbarcare qua portando, ahimè, migranti o, come diceva un ministro, carico residuale. Là in fondo sono stati ritrovati fino a ieri, se non ricordo male, 79 cadaveri e probabilmente se ne ritroveranno ancora per diverso tempo. Ma come dicevo, qua tutto è controllato dall''ndrangheta e questa è zona appunto di Cutresi. I Cutresi sappiamo tutti chi siano, i Grandaracri in particolar modo, sono famosi anche e soprattutto in Emilia, ma non soltanto. Controllano tutto, mi si diceva qua che sia droga oppure migranti oppure fiori oppure farina, tutto deve essere controllato da queste persone. Siamo nei pressi poi della 106, la statale ionica, e mi viene da pensare che normalmente gli sbarchi venissero effettuati con la presenza sulla terraferma di sponde di elementi della criminalità organizzata che fungevano immediatamente da supporto logistico a chi scaricava appunto questi esseri umani, per poi immediatamente smistarli a chi di dovere, permettendo a tanti di questi disgraziati di poter comunque fuggire autonomamente. Come voi capite, queste sono zone in cui lo Stato è pressoché assente e non basta la costanza, la tenacia, la grande dedizione del procuratore Gratteri per controllare palmo a palmo un territorio che per decenni è stato abbandonato a se stesso da parte di uno Stato latitante. Se voi poteste girare qua, trovereste tante situazioni di illegalità diffusa, perché qua il diritto è una chimera. Però io fra poco cercherò di arrivare là e vi farò vedere che cosa ancora rimane in quel territorio e come nel concreto avvenivano sbarchi, per come mi è stato raccontato, per come ho letto, per come mi è stato detto, perché questa è una tragedia che probabilmente nei prossimi mesi si ripeterà, ahimè, tante altre volte, perché per quello che sappiamo, le crisi economiche, alimentari, sociali che stanno attraversando tanti paesi dell'Africa subsahariana provocheranno un ulteriore flusso migratorio che attraversando il deserto arriverà poi alle coste del Nord Africa. E poi avremo a che fare con queste tragedie. Qua arrivavano anche dalla Somalia, ma provenivano soprattutto dall'Asia, perché questa era la rotta turca cosiddetta, quindi
partivano dall'Asia medio orientale e poi, facendo il periplo in pratica della Grecia, arrivavano qua nella Calabria Ionica. Però ecco, è giusto vedere e conoscere queste cose, qua, ahimè, lo Stato molto spesso non c'è. Ci vediamo fra poco dalla foce del fiume Tacina. Vi chiedo scusa se sentite parecchio rumore, però siamo in pratica sulla linea di costa e il rumore del mare è un rumore che dà fastidio a chi ascolta, però io ci tenevo a effettuare questa comunicazione andando sul luogo della strage. Qua dietro di me, accanto a me, davanti a me, per decine, per non dire centinaia di metri, ci sono i resti dell'imbarcazione. Lo ripeto, ci sono i resti dell'imbarcazione, e non soltanto, perché ci sono anche scarpe, indumenti, oggetti che erano appunto a bordo dell'imbarcazione in cui si è consumata la tragedia del 26 febbraio passato. Però perché ci tenevo a farvi vedere queste immagini? Perché qui siamo in Calabria ed esattamente a Steccato di Cutro, qui il sottoscritto è potuto arrivare senza che vi fosse che confermasse via, perché là ci sono, alle mie spalle c'è la Protezione Civile, c'è la Guardia di Finanza, ci sono altri uomini che servono lo Stato, ma nessuno ci ha chiesto niente. Noi siamo potuti venire qua perché qua, mi dispiace dirlo, lo Stato non c'è. E non c'è oggi come non c'era il 26 febbraio, per cui mi viene da pensare, e se lo dico è perché ho fondati motivi, che qui tutto sia avvenuto anche perché vi è un controllo da parte dell''ndrangheta di queste rotte che portano in Italia e in Europa migliaia e migliaia di disperati che cercano di sfuggire appunto ad una condizione infame di disperazione che è presente nei loro paesi. Qui, a mio avviso, per quello che so e per quello che ho letto e per quello che ho ascoltato, perché se parlo avendo anche ascoltato tanti che sono della zona, qui l''ndrangheta fa approdare con il suo controllo barconi, impiegando sue strutture di supporto, una sua logistica, perché a poche centinaia di metri c'è la 106, la statale ionica, la strada statale ionica, c'è anche la linea ferrata, e di conseguenza immediatamente questi disperati possono essere smistati o comunque fatti allontanare velocemente dal luogo dello sbarco. Più a nord, e là è la provincia di Crotone, c'è anche la Guardia Costiera, e quindi c'è un presidio dello Stato che dovrebbe effettuare il controllo del territorio della costa, ma come voi capite qua non c'è proprio presenza umana, non c'è antropizzazione dei luoghi, se non un'antropizzazione criminale. Prima siamo passati e vi erano case che dovrebbero essere demolite perché appunto sono state costruite abusivamente, ma anche là ci sono problemi. Però l'idea che mi sono fatta è che qua siano stati fatti venire specialisti in queste operazioni di sbarco e di approdo, probabilmente dalla Puglia, probabilmente da dei rapporti tradizionalmente studiati e registrati, uomini che provenivano dal Salento, uomini che sono abituati a fare l'attraversamento dell'Adriatico e quindi sanno come si faccia uno sbarco, sanno come si fanno
Balkan di fatto controllati, organizzati, gestiti da organizzazioni criminali. E allora la cosa che io mi domando è: ma i governi e soprattutto l'Unione Europea vuole effettivamente controllare questo fenomeno, vuole capirlo, oppure lo sta semplicemente subendo e forse assecondando? Perché poi questi disgraziati, questi disperati diventano molto facilmente manodopera a basso costo per tante attività, anche criminali, ma non solo criminali, perché tanti poi vanno a lavorare in nero anche qua in Calabria, in agricoltura, nel turismo, nell'edilizia, oppure si danno alla prostituzione o allo spaccio, insomma vengono impiegati in tante attività, alcune degnissime, altre illegali, criminali, e questo lo fanno non perché abbiano una propensione alla criminalità, ma piuttosto perché sono disperati. Ma se sono disperati è anche responsabilità nostra e anche di chi vi parla. E questo mi induce a promuovere un appello che nessun altro. Conoscendo e riflettendo noi possiamo modificare la realtà. E sull'immigrazione io ne ho lette e ne ho sentite veramente di cotte di crudo. Dobbiamo noi essere i primi ad operare un cambiamento, promuovendo per esempio cooperazione con quei paesi al fine di far crescere le loro economie, che non debbono essere oggetto di predazione da parte dei paesi ricchi, ma debbono essere aiutate a crescere al fine di permettere a questi esseri umani di poter vivere lì dove nascono, perché molti di loro sono costretti a scappare. E adesso tornerò più in là, perché più in là ci sono fiori, ci sono altri resti, ci sono scarpe, pantaloni, vestiti di bambini piccoli che non vogliono mostrarvi, perché non è su questo che dobbiamo costruire le nostre politiche dell'immigrazione. Finalmente qualcuno parla di corridoi umanitari. Anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo, a suo tempo, perché io sono stato in quella forza politica, abbiamo avuto delle responsabilità, noi dobbiamo promuovere cooperazione internazionale, soprattutto a livello economico, perché se c'è giustizia c'è anche pace, ma se non c'è giustizia, e la giustizia è innanzitutto economica e sociale, poi c'è la guerra, poi c'è la disperazione, poi c'è la miseria, e tanti, non per scelta di libertà ma per scelta di necessità, partono, perché altrimenti non ce la fanno a rimanere, a morire nella loro terra. E quando partono si portano molto spesso anche i figli, anche se magari qualcuno non la pensa come me. Questa è la normalità. Vi lascio e vi invito a capire che anche questo è un problema di criminalità organizzata, di 'ndrangheta. Se voi girate qua trovate tante piccole discariche abusive, naturalmente trovate tanto abusivismo edilizio, trovate probabilmente anche altro, amitaccio, e questo perché il sud molto spesso vede lo Stato latitante. E questa è una provocazione che io faccio a Roma, perché se Roma volesse qua si potrebbe investire in controllo dello Stato. Certo, c'è anche una corresponsabilità, e lo dico chiaramente, di tanti che accettano questa situazione del sud, del meridione, delle Calabrie, senza muovere un dito. Io adesso vi sto